Buongiorno! Invidia l'ha fatto ancora, ha scelto ancora me. Non so perché, mi spiace. Anche oggi vi parlerò di RTX, quella cosa che rende le lucine più belle. In questo caso, nel video che tra l'altro starete per vedere, i Guardiani della Galassia con RTX attivo, effettivamente delle pozzanghere meravigliose, ma anche le superfici all'interno e all'esterno dell'astronave, tutte le parti metalliche della Milano, ad esempio. Riflessi su superfici trasparenti, insomma, come al solito, RTX migliora il modo di vedere i giochi che noi tanto amiamo. Bella, venuta bene. Ma non solo RTX quest'oggi, infatti si parla anche di DLSS, che come al solito è la tecnologia di Nvidia che permette di potenziare la qualità del proprio gioco. Infatti si riesce addirittura, nel caso dei Guardiani della Galassia, a raddoppiare il frame rate utilizzabile. Ringrazio Nvidia per questa collaborazione, vi lascio al video che ho, la live che ho fatto appunto giocando ai Guardiani della Galassia, e è bello, RTX è bello. Vabbè, lo sapete come la penso, ormai le avventure lineari si stanno perdendo, cosa che invece mi sa che giocheremo proprio stasera e sono molto contento della cosa, ma parliamone avviandolo. Ha una colonna sonora della Madonna, non la sentirete da me, non la sentirete perché è tutto super copyrightoso, però credo che il 99% delle canzoni della colonna sonora, perché mi hanno dato proprio la lista, le conosco e mi piacciono, quindi per dirvi quanto sto rosicando in questo momento, mannaggia. Io come al solito non ho letto nessun tipo di recensione, non mi sono fatto, tra virgolette, influenzare. Sono proprio Shakira. Ma sì, andiamo sul normale come al solito. Però che profondità. Ah, questa è la canzone, no copyright? Cioè, hanno fatto proprio un album che si chiama Star-Lord. La soundtrack ufficiale, sì. Molto bella, tra l'altro. Piace molto, perché non so, poi me la scarico. Sarebbe illegale girare con questi capelli. Madonna, Nuke Game! E che da noi era... Il film non era male, ma la colonna sonora... Wargame era! Vai, andiamo. Piccolo grande mago di videogame? No, quello era proprio un altro. Ah, era un ricordo. Porca vacca. La Fedifrega è pronta per la missione. Chiede la tua presenza nell'abitacolo. Non mi fido di lei. Beh, provaci. Dovremmo essere una squadra. Sì, ma non adesso prometto. Adesso non so nulla. Se siano le RTX o cosa, ma... Ma rispetto al trailer, che cazzo di gioco è? Aspetto i combattimenti per giudicare. Su quello siamo d'accordo. Però la roba che più mi aveva stupito in negativo del trailer erano proprio le persone. Personalmente non mi fa impazzire lo stile dei personaggi. Li avrei fatti un po' più simili ai film. Non sono troppo sicuro di me. Rassicuro, Groot, perché li voglio bene. Arrestarci? E perché? No, finora sembra niente. Allora, non so se sia per l'RTX, che comunque vi ricordo che l'RTX fa la sua sporca figura. Allora, Drax... Contento di incontrare la cliente una volta. Drax, possiamo rimandare Peter Quill? Sto approntando il mio corpo alla pugna. Che Peter Quill? Lo sai che l'idea sarebbe di catturarlo, il mostro, non di ucciderlo. Certo, ma sospetto che non si lascerà catturare docilmente. Facci piano, bicipiti. Lady Hellbender non compra merce danneggiata. Punterò a preservare quanto più possibile l'integrità della creatura. Bene. Oddio, il doppiaggio imbarazzante mi sembra un po' eccessivo. Allora, che Drax sia fuori luogo rispetto corpo voce, sì, siamo d'accordo. Però dire che il doppiaggio è terribile mi sembra un po' eccessivo. Gamora! Sono qui, Peter! Vatti pure a sedere, stiamo per partire. Ma che bella spada! Anche il giramento c'ha. Non dobbiamo far scadere il codice o rimarremo bloccati. La griglia di sicurezza Nova Corps si resetta a ogni rotazione. Che figata di posto questo pillola gigante. Puoi inserire il codice, Peter. 0, 4, 5, 1. Tutto qua. Quattro cifre. Sospetto, queste misure di sicurezza sono troppo semplicistiche per i Nova Corps. In realtà no. Il codice funziona solo in questa data e per questa nave. Ah, ho capito. I codici di Gamora sono più simili a chiavi crittografiche. Progettati per integrare le coordinate temporali e il numero di serie della nave in un generatore locale di... 0451. Perché ho capito due? Stai avendo difficoltà, Peter Quill? Un po' sì. Fatto! Ero sicurissimo del due! Non avrei mai pensato che potesse rimanere tanta roba dopo la guerra.
I Chitauri non brillano per la loro moderazione, soprattutto con Thanos al comando. Che figata. Beh, ormai dovrebbe essere innocua. Non vedo nessun mostro, ma quel grosso cilindro sembra la nave mineraria di cui parlava l'amica di Peter. Amica? Per una notte. E il mostro lo vedrete presto, appena piazziamo gli evocamostri di Rocket. Sì, razzo. Groot, Quill, pronti. Tocca alla squadra Rocket. Continuo a non capire perché devo rimanere a bordo. Se vogliamo incastrare il mostro dentro quella nave mineraria, dobbiamo piazzare i martelli su due lati. Due lati, due squadre. Ecco il segnale. Forza, Groot! La musica è un po' alta, sì. Non preoccuparti. Dopo che saremo riusciti a posizionare i martelli, andremo a catturare il mostro. Insieme. Molto bene. Raccogli i componenti per costruire gli accessori. C'è il crafting, ok. Hai deciso di fare il giro panoramico? Voglio... Che è successo? Okay, Quill. Sì, credo di sì. Questa... Che miseria. Resina rosa sarà forte abbastanza da tenere insieme tutto? Oh, ma sì. Fanno strane le voci perché si è abituati a quelle del film, purtroppo. Che strano vederli tutti ammucchiati così. Tanti frammenti di una guerra di dimensioni galattiche tenuti insieme da... L'ambiente è bellissimo. Rosa. Nanoresine a base di ebrio. Va bene. Ok. Su col morale, il fatto che la guerra ma perché sia X è quello della Play? Ma prima c'era la Y? Ah, forse perché deve ancora uscire il gioco. Perché esce domani il gioco. No, perché... No, beh, era giusto, scusa, ho premuto giù. A momenti diventavi una vittima di guerra in ritardo. Non scherzare. Non sto capendo. Adesso è diventata là! Ma scusami! Magari non gli ho dato non una mano perché sono passato da tastiera a pad in game. È divertente. Quill, lo tollero. E dai, Rocket. Drax e Gamora sono aggiunte preziose alla squadra. Lo dici solo perché ti sta ascoltando. È per questo che io e Drax restiamo sulla nave? No, volevo solo vedere! Riesci a vedere qualcosa per caso? Li odio questi. Ovviamente non sono venuto se non fosse per i bug. Ma guarda, quello dei tasti, dici, vabbè, poca roba. Secondo me è una roba che domani è già risolto. Scommetto 50 unità che ne faccio fuori più di te. Come no? Ma dai che... Oh, ma che... Rocket, sei stato tu! Ah, che belle queste cose. Io sono Groot. Sì, cerca di non pensarci. Meglio non farsi dopo. Fantastico! Avrei dovuto registrarlo. Ok. Tutto solo in una vecchia nave distrutta. È normale. Vai tranquillo. Adesso vediamo nel primo combattimento com'è. Per adesso devo dire, sono piacevolmente sorpreso. Oddio, che schifo. Usa il permiere e ti è venuto le due per agganciare sali. Oh, ma che razzo! È morto quel! Ma che figata il calcio così! Pam! Dada umpa, dada umpa. Ci stiamo giocando tutto sulla soffiata della tua amichetta. Spero sia una seria. Io sono Groot. Come se tu sapessi riconoscere una faccia onesta. Confidate nel piano, ragazzi. Finora regge tutto, compresa la nave mineraria. Passiamo ad attendere. L'ha detto. E acchiapperemo quel prezioso mostricciato. L'ha detto. Quill è un esperto nel piantare martelli nei punti giusti. E anche porco cacchio. Via. Equilibrio. Stiamo bene, ma non possiamo saltare. Non serve saltare. Su questo lato c'è una trave di supporto bella solida. Di a Groot di farti un ponte. Basta Groot, mi fai un ponte? Per me lo fai in continuazione. Ah. Ecco, queste non sono robe che mi fanno impazzire. E non funziona. Perché non funziona? Ah, perché devo premere. Ok, Groot. Quadrato. Era venuto fuori scritto Y. Gran bel trucchetto, bello mio. Ok, proviamoci. No, no, schifo di un rottame. La dannata batteria è andata, ecco cosa. Da qualche parte ci sarà della roba per alimentare. ZR? Sì. Che cazzo è ZR? Consiglio di usare quel tuo visore, allora. Cos'è la Switch che sa ZR? Ah, sì, proviamo. Vedi, non posso. E se condensassimo l'energia. Ah, questo dovevo scansionare. Ho trovato una cosa che sembra carica. Andrà tutto bene. Ecco qua. Dovrebbe bastare. Fammici smanettare un po'. E guardatemi le spalle. Da che cosa? Da quelle palle lì. Rocket, aiutami con queste bestiacce. No, 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 razzo. Se non lo cavo in fretta, andrà in cortocircuito.
ecco, non mi piace questa cosa. No, è proprio una roba che non mi piace, gestire la squadra, usare la squadra nei giochi. Poi, oh, vediamo, se è solamente questo, non mi dà neanche troppo fastidio. Quell'affare è ridicolo. Secondo voi era una nave o un cazzo robot? È una ma cos'è una sentinella? Un robot, ma in grado di volare nello spazio. Come fai a sapere tutto questo? Erano anche loro esemplari sperimentali su mezzo mondo. Quindi ho avuto un'anteprima dei nuovi robot. Bello. Vedevo trasportare componenti dalla mia gabbia. Che super rocket. Pareggio. Boom! Un nido! Suka Rocket. Sai che c'è Quill? Non mi sembra giusto. Tu hai due armi, io una. D'ora in poi i miei punti varranno il doppio. No, come? Bene, Quill, il martello va qui. Parlano eccessivamente troppo. Per vedere se c'è più a dire, un raggio d'azione mica male. Bello. Grazie, pensavo fossimo al sicuro. Che verme. Anche i baconi spaziali. No, allora, il fatto che siano ciaciaroni non mi dispiace, il fatto che chiacchierino molto neanche. Però non c'è veramente un istante. Non ti lasciano respiro. Ehi, squadra verde! Abbiamo finito coi martelli. Ottimo, ci vediamo sulla nave mineraria. Fidati, è perfettamente sicuro. Vedi? Te lo dimostro. Guarda. Ecco, questa scena sono un po' meno fichi. Sono un po' più poggiati lì. Ehi, saltate! No, no, ah! No, è stato mostrato a sorpresa e è uscito in breve tempo, è vero. Però quando è stato mostrato era veramente terribile. Groot! 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 Ciccio, sei salvo! Siamo sulla strada giusta, la nave mineraria si avvicina. C'è proprio una percezione sbagliata perché purtroppo, ripeto, Sony, che miseria, ha sbagliato moltissimo. E c'è gente che tutt'oggi pensa che Spider-Man sia anche esclusivo Play 5. Ma che brutto figlio di... Molto figa sta parte. Molto figa. Tenetela ferma ancora un po'. Guarda come lucida è questa nave. Cosa volevo? Bestia! E io? Come tenete... non sono morto. Dove devo entrare io? Non ho mica capito. Ah no, devo andare di là, devo andare. No, non è vero. Ma io non sto capendo, cosa sbaglio? Ma mi sento proprio scemo. Non salta. Ragazzi, non salta. Adesso salta! Aspetta! Aspetta! Oh, ha funzionato. Ha funzionato premendo la A al posto della B. Quadra Rocket, siete entrati? Modalità multipiattaforma. Prima mi sono riusciti i tasti della Switch. Ma scusa, la gemma dell'anima? La mente, la mente. Will, tutto bene? Sì, sì, è solo che... Cavolo. Preoccupante. No! Cos'era quello? Lo sciame di robot. Delle pulizie. Possibile. Delle pulizie? Possibile. Oh, non lo so. È Groot. Io sono Groot. Eh sì. E la lasciano lì? Non se la metti tipo in una scatola? In tasca? Raggiungiamo il punto di incontro. Nessuno. Era solo una scusa per sparare in cazzo, giro. Cazzo, sì. Oh, adesso le cose iniziano a cambiare. Costumi. Che tasto devo premere? Questo. Oh, là. E già Groot inizia a diventare più bello. Prima apparizione nell'ordine di Thanos, giugno 2010. Ma che fico. Trovi i costumi dei fumetti.
Vediamo Rocket. Perché di dinosauro? Bellissimo Rocket così. Guarda che meraviglia! Io sono Groot. Un tavolo! Questo è un vecchio banco da lavoro modello T. Ehi, Quill, vediamo se questa bellezza funziona ancora. Potrei ripararci la tua roba. Un bel potenziamento nuovo di zecca. Possiamo passare di là se distruggiamo questa roba. Ma no, è invincibile! Oh sì! Perfetto! Sembra un po' malfermo. Statemi un secondo. Ma poi esce domani su Switch, eh? Ma che figo sto coso! No, però adesso è quadrato. E adesso è la play, scusami. Ma sono tutti molli, guarda. Sono usciti da Dottor Russi, stronzi. Cavolo, Rocket, che cosa ti sei perso? È stato uno spasso. Adesso sì che c'è un punto di abilità. Quello è caduto in un altro buco. Ancora? Sto parcheggiando la Milano, ma Drax è uscito a cercarmi. È veramente grosso lui. Che palle. Adesso che i dialoghi sono rallentati è molto più bello. Bravo. Scusa, ma sta coltellando una pianta già aperta. Eccola. Adesso ce li abbiamo tutti. Tempo scaduto. Drax, riesci a sollevare quel container? Questa è la forza di un guerriero catatiano. Non sta facendo però. Drax, puoi trascinarlo? Ah, gli devo dire dove anche. Però sapete che mi sta intrigando? Ottimo tempismo. Abbiamo compagnia. Ecco, adesso ci sono tutti. Cosa succede, Rocket? Lo posso salvare? Dobbiamo ritirarci! No. Gli sparo? Che devo fare, Rocket? Adunata pronta? No, dai, partirà la musica adesso. Ragazzi, tutti qui! Che figa la ulti con la musica. Sono praticamente ovunque. Ridono di noi. Tuttavia, non possiamo ritirarci. Di noi spaventoso. Speffeggia il pericolo. Bastardi a sinistra, bastardi a destra. Allora è il momento di affrontarli a testa alta e di distruggerli. Siamo eroi da speffeggiare? No! Piuttosto sarò io a ridere di loro. Chi è con me? Parole sagge, Peter. Tutti i guardiani ottengono un potenziamento ai danni. Con risposta sbagliata lo ricevi solo tu. In ogni caso tutti i guardiani vengono rianimati. Ah, però ho fatto giusto. Se volete, fatemi so. No dai, non c'è la musica. Thanos non tollerava le imperfezioni. Sì. Eccoci, ultima fermata. Vedo l'ora di uscire da qui. Questo posto sembra sul punto di crollare da un momento all'altro. E io di incontrare il mostro. Perché era palese che dovessi andare lì. Funzionando? Cosa? A me sembra che sia rotto. Non è rotto per niente. È normale che faccia questo rumore. Di che rumore parli? Voi non lo sento sentite? Solo lui. Che cosa? Oh, è velocissimo. Guardatevi le spalle. Potrebbe essere velenoso. Lady Elbender ci pagherebbe ancora di più. L'ho preso, sì. Questo è meno in cui ripararsi. Ah no, aspetta, devo spaccare i cosi, giustamente. Ah, adesso ho capito come me lo abilito. Pi 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 pi. Sta giocando con noi. Forse è una trappola. Vediamo se lo tocca. Ma è un'alpaca. E quello lì che razzo è? Certamente non un mostro. Io sono adorabile. È più infeltrito di una capra sgardiana. E se lo usassimo come esca? Non dovevamo fidarci di quei martelli. Cosa? Sono martelli di ultima generazione. È Mister Muscolo che si è lanciato contro la prima cosa. Ho ben più di un muscolo, sai? Ma che... Sì, quello lì è un mostro. Molto figo anche. È il momento di catturare un mostro e diventare ricchi. Boss fight.
Ah, c'era la roba di prima. Ma quella cos'è? No, guarda che gli sta togliendo la barra della vita. No, dai, che peccato che gira male. Dobbiamo andarcene, ora! No, è OBS. Fighissimo! Una canzone per quest'uomo! A me non la sento la canzone, no. Non smerdare la mia nave! Ma come? Ma si dice? Occhio! Non ammazzarci, Quill! Ho ancora un sacco di roba da rubare! Le ho prese tutte! Sì! È probabile, Gabriel. Signori, vincere! Hanno mangiato il nostro mostro! Se riesci a scappare tutto intero... Allora hai sbagliato qualcosa, perché sei dovuto scappare. Oh, dimmi che non sono i Nova Corps, non i Nova Corps, non i Nova Corps. Sono i Nova Corps. Che palle! Che palle! Bellissimo! Bellissimo! È molto più divertente di quanto mi aspettassi, tantissimo. Ci voglio giocare, però io non ci voglio giocare senza le musiche copyrightose. Mi spiace, però credo che perda moltissimo senza le canzoni, quindi non credo di giocarlo in live. È un gran peccato. No, ma infatti mi sarebbe tanto piaciuto giocarlo in live, però si sente quando c'è una canzone di un certo livello che va messa nel momento giusto e ti viene tolta. A me dispiacerebbe un sacco, non me lo sarei goduto. Molto divertente la meccanica di indovina il tasto. A proposito, fammi togliere la beta.